È notizia di oggi la comunicazione dell'attuazione di 15 misure cautelari, in particolare 15 obblighi di firma, per relativi ai partecipanti alla manifestazione del 25 aprile 2014 a Reggio Emilia, giornata in cui si contestò il comizio elettorale di Matteo Salvini, che scelse proprio la città di Reggio Emilia in una data fondativa antifascista come luogo per il suo comizio elettorale. Le misure che vanno a colpire pesantemente le libertà individuali di militanti e sono per noi sproporzionate rispetto agli atti realmente attuati quel giorno dai manifestanti. Pensiamo che 15 obblighi di firma, di cui in particolare 13 per il collettivo Q16 di Reggio Emilia, un obbligo per un altro militante del Movimento Reggiano e uno per un militante del Centro Sociale TPO, noi pensiamo che sia una misura eccessiva e che sia per questo già una sentenza, già una pena, prima che ci sia una condanna e un processo. Queste misure sono intempestive, perché che misure cautelari sono a 6 mesi di distanza, nel senso che se queste misure devono impedirmi di commettere, reiterare l'atto, io in questi 6 mesi avrei potuto fare e ho fatto e abbiamo fatto migliaia di volte manifestazioni e espressioni pubbliche della nostra politica. E non possono queste misure, non è un DASPO, quindi queste misure non sono cautelari, perché non ci impediscono di continuare a manifestare, perché manifestare è un diritto costituzionale ed è questo che noi continueremo a fare. Quindi queste misure appunto vogliamo denunciare che hanno un altro fine, ed un fine punitivo nei confronti in particolare del laboratorio Q16 di Reggio Emilia. Il 25 aprile ci fu appunto un comizio elettorale di Matteo Salvini, una giornata storica, simbolo dell'antifascismo, quando la Lega Nord sceglieva proprio in quel periodo come partner, come cordata per il rinnovo del Parlamento Europeo, di accoppiarsi con forze di chiara matrice xenofoba, di estrema destra, nazionalista, uno tra tanti il Front National francese. Noi convocammo quel giorno una mobilitazione degli antifascisti e degli antirazzisti di Reggio Emilia, in centinaia scendemmo in piazza e disobbedemmo alla zona rossa che la questura approntò nei dintorni dell'Hotel Posto in Piazza del Monte, che è una zona centralissima della città. Voi capite che il grado di provocatività della scelta della Lega Nord quel giorno, a cui noi disobbedimmo. Conquistammo parte, un qualche centinaio metro di zona rossa, questo che ci contestano, non accettano che la disobbedienza, ma noi ribadiamo che la disobbedienza civile, lo scendere in piazza a volto scoperto in quel modo è nostro patrimonio, è patrimonio del nostro movimento, così abbiamo fatto e così da 17 anni il Centro Sociale attua la propria politica. Centro Sociale da sempre impegnato in politiche sociali, culturali, di accoglienza, di integrazione e anche di critica allo status quo, di austerity, di precarietà e di mancanza di democrazia. E grazie alla disobbedienza civile che abbiamo la Costituzione, abbiamo diritti sul lavoro e per le lotte dei decenni passati, tutti i diritti che stanno togliendo, ma la storia si fa anche la legge, la fonte della legge la si muta e le nuove leggi legittime la si fanno anche attraverso la disobbedendo alle leggi di vecchio corso. Noi pensiamo che sia giusto contestare Salvini il 25 aprile, lo rifaremo anche il 25 aprile 2015, quindi queste misure non ci spaventano e non ci fanno tornare indietro, perché noi pensiamo che Reggio Emilia non debba essere dare agibilità a fascisti, razzisti e a chi attraverso le sue leggi è responsabile di politiche criminali, di confinamento dei migranti, delle frontiere e di quello che sta succedendo nel Mediterraneo, nelle politiche di respingimento di cui la Lega, queste leggi, la Lega è protagonista e attore. Quindi noi pensiamo che queste misure, tra l'altro il giudice voleva addirittura dare misure ancora più pesanti come gli arresti domiciliari, per fortuna il GIP si è accontentato degli obblighi di firma, ma questo non toglie la gravità, è una cosa allucinante, perché la reale intenzione di questura e procura è quello
di criminalizzare non solo Q16, che è preso in primo, che è stato colpito in pieno da queste misure, ma tutti coloro che a Reggio Emilia, nella regione, nel nostro contesto nazionale, vogliono riappropriarsi di una forma politica che prevede anche la disobbedienza civile davanti a gravi violazioni di quello che noi pensiamo sia la legittima giustizia. Noi pensiamo che le politiche della Lega siano ingiuste e gravemente lesive della dignità umana, e per questo scendiamo e scenderemo in piazza ancora, se servirà, in questo modo. E noi continueremo a dire che davanti a leggi ingiuste bisogna ribellarsi, perché il contesto di democrazia oggi è un contesto di crisi, di austerity, di precarietà estrema che i governi, dalla BCE al governo nazionale, ci vogliono imporre, necessiti di risposte altrettanto serie, decise e determinate da parte dei movimenti di base. Noi ci opporremo col nostro legale a queste misure e appronteremo anche delle campagne volte a riportare in piazza e di sensibilizzare tutti quelli che con noi il 25 aprile 2014 sono scesi in piazza e di dire su queste cose non solo Q16 è disposto a ritornare in piazza, ma tanti e tante altre ancora.